Bentrovati ad un nuovo appuntamento con tempi supplementari in versione estiva. Che dire? Puntatona, posso dire puntatona, vi faccio subito vedere perché. Bentrovato presidente del San Sepolcro, Marcello Brizzi. Buonasera, buonasera Michele. Direttore generale del San Sepolcro, Marco Farini. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, facciamo il tabù. Marco, qui dentro. Si muore, però il buon Marcello, no? Puoi toglierlo se vuoi. No, sì, bene. Allora, è anche un momento per cercare di mettere un punto, correggetemi se sbaglio. Mi spiego un po'. Di cose ne sono state dette tante. Voi mi siete presi questa pausa di riflessione, capisco che sia. Credo che neanche voi lo aspettavate. Una retrocessione, però oggi è il momento pubblicamente di far capire a noi tifosi del San Sepolcro, al Farinelli sono stato attaccato duramente, che tipo del San Sepolcro, che futuro ci aspetta? Questo perché tu devi anche parlare a quei tanti tifosi che la domenica sono lì a tifare il San Sepolcro, alle tante famiglie del settore giovanile e ad una città che ha nel cuore davvero San Sepolcro. E quindi a te le parole. Niente, assolutamente, come dicevi tu Michele, tanto grazie per l'invito, per poter anche parlare, raccontare un po' tutto quello che è successo nella stagione scorsa e quello che saranno i progetti futuri per la prossima stagione. Ci siamo presi una pausa di riflessione perché era giusto, dopo un'annata disastrosa sotto tutti i punti di vista, capire bene quelli che potevano essere stati gli errori e soprattutto come poter evitare di ripeterli per la prossima stagione. Purtroppo la scorsa stagione è stata un'annata difficile, partita male fin dall'inizio, con delle scelte sbagliate e poi ce le siamo portate dietro durante tutta la stagione. Abbiamo provato in più modi a recuperare, ma quando una cosa poi parte male è difficile invertire la rotta. E così è stato lo scorso anno. Oggi la società è compatta, una società che ha dovuto ripianare alcune situazioni difficili anche dal punto di vista economico, però dobbiamo tranquillizzare tutti, soprattutto anche i nostri amici di Città di Castello, che la società ha prontamente ripianato questa situazione e oggi siamo pronti a ripartire con un entusiasmo. È quello che sta accadendo oggi, che vogliamo ripartire da un progetto di appartenenza, come hai detto tu, dobbiamo molto ai tifosi. San Sepolcro è una piazza dove il pubblico è molto attaccato, è molto presente, è anche un pubblico esigente, dove ci sono delle famiglie, molto, famiglie di giovani giocatori molto presenti. La domenica quando entriamo al Buitoni è uno spettacolo perché vediamo queste famiglie che partecipano durante le partite con tanti ragazzini. C'è un comitato genitori che quest'anno si è costituito, molto importante per la società, che sta facendo un lavoro ottimo. E quindi noi in maniera responsabile stiamo cercando di riorganizzare una nuova stagione, puntando molto sul senso di appartenenza, sul ricreare quel senso di appartenenza che 2 anni fa ci ha fatto vincere sicuramente il campionato e che purtroppo lo scorso anno ci ha portato alla retrocessione. Positiva le ammissioni di colpa. Tu sei stato anche ospite, credo 3 settimane fa, no? Settimana dopo la retrocessione, è anche giusto ammettere gli errori. Io ho subito detto, e lo ridico: secondo me, San Sepolcro era una matricola, che la Serie D, come è stata concepita 5 anni fa, non è quella di ora. È vero che si può sempre fare meglio, è anche vero che il girone del San Sepolcro era un girone difficilissimo. Ci sono le voci che parlano di un San Sepolcro che potrebbe essere ripescato,
Intanto io faccio la domanda a te, direttore. È stata depositata la richiesta di riammissione alla Serie D? Intanto partirei dall'anno scorso e dal girone perché credo che sia un dato oggettivo dire che ci siamo dovuti scontrare con piazze che hanno poco a che vedere col campionato, mi viene in mente Livorno, Grosseto, insomma, piazze importanti che hanno reso il girone più complicato anche del previsto, di quello che pensavamo. Detto questo, capitolo chiuso, come ha detto prima il Presidente. Giusto analizzare, giusto valutare, giusto riflettere anche su delle situazioni che sono state per non ripeterle e per garantire comunque un futuro importante a una città che merita e a tutto l'indotto che ha intorno la città e la società. Detto questo, come abbiamo già dichiarato altre volte, la società è pronta con tutte le situazioni burocratiche eventualmente nel far domanda di ripescaggio. Che la federazione propone. A differenza di 3 settimane fa, sono usciti i parametri per effettuare la domanda. Ci sono dei cavilli burocratici che stiamo analizzando perché ci sono delle situazioni che la federazione ci deve dare delle risposte per avere un determinato punteggio o un altro. Poi, dopo fatte queste avuto queste risposte, i tempi tecnici per fare la domanda di ripescaggio saranno i primi di luglio. Poi i tempi vanno per le lunghe perché poi saranno analizzate a fine luglio e verranno diciamo, confermate, ufficializzate nel mese di agosto. Quindi ecco, noi al momento siamo consapevoli di essere sportivamente in eccellenza, nel campionato di eccellenza, quindi stiamo costruendo la squadra per fare un campionato da protagonisti in eccellenza. Poi dopo tutto quello che verrà in più, se verrà in più, dovremo farci trovare pronti per affrontare il campionato. Però ecco. Direttore, squadra costruita per, io non dico risalire subito perché sono paroloni che lasciano il tempo che trovano. Squadra costruita per provare, no, a risalire. Squadra che comunque potrebbe, correggetemi se sbaglio, essere ritoccata brevemente qualora il San Sepolcro si è ripescato in Sì, senti. diciamo che il vantaggio che il campionato di eccellenza Umbra prevede gli stessi quel sottoquota che prevede il campionato di Serie D, quindi il prossimo anno sia in Serie D che in eccellenza dovremo giocare con un 2004, un 2005, un 2006 e quindi la rosa diciamo che può essere facilmente adattabile. Come ha detto Marco, noi oggi ci prepariamo per affrontare un campionato di eccellenza perché quello che probabilmente sarà il campionato che andremo a giocare, perché vedendo un po' questi parametri che sono usciti e vedendo un po' anche il nostro punteggio, anche se noi abbiamo tutto pronto, sia la parte economica per l'iscrizione che tutta la documentazione, reputiamo che le possibilità di essere ripescati sono molto, molto basse. Quindi oggi per essere concreti ci dobbiamo preparare al campionato che più Ah, probabilmente andremo a anche fare. perché io sono convinto, no? Che alla fine è bene comunque cercare di essere pronti per la serie. Sì, assolutamente. Allora, intanto il campionato di Serie D che abbiamo vissuto quest'anno è un campionato bellissimo, come dicevi tu, Michele, sicuramente rispetto al campionato di già, che è l'ultimo campionato che facemmo 5 anni fa in Serie D, è totalmente un altro campionato, un po' per le squadre blasonate che ci sono e un po' perché la Lega Pro si è ridotta ad un'unica categoria e quindi la Serie D di oggi è quasi la vecchia C2 di anni fa e soprattutto per la qualità dei giocatori che ci sono in questo campionato. Un campionato bellissimo con dei giocatori forti, con tanti giovani di spessore. Sicuramente non eravamo pronti per affrontare questo campionato, anche se credo che il Sansepolcro, se il 7 maggio dello scorso anno, l'8 maggio, quando il giorno dopo che abbiamo vinto il campionato, avesse ascoltato il volere della società, che era quella di dare continuità a quel gruppo che aveva vinto il campionato l'anno scorso, probabilmente avrebbe avuto molte più chance di salvarsi rispetto a quello che è successo quest'anno. Quello era un ciclo che in
Serie D difficilmente poteva portare dei risultati. Io credo che quando un ciclo finisce, finisce. Con il senno di poi. No, io siamo sicuramente d'accordo che quella squadra lì che aveva ottenuto un grossissimo risultato non era una squadra che poteva essere presa per il suo 100% e calata nel campionato di Serie D, ma sicuramente alcuni uomini, 5, 6 giocatori di quella squadra sarebbero dovuti essere la base fondante della nuova squadra. Invece è stata fatta una rivoluzione totale e purtroppo è venuta a mancare un po' quest'anno questo senso di appartenenza, quella voglia, quella grinta da buitoni che ci ha fatto vincere il campionato l'anno precedente. Cerchiamo di analizzare questo, secondo me. Quello che è stato, che vogliamo chiudere così, no? Perché stare lì a dover pensare se facevano quello rispetto al resto, potevano. Io, sono stati fatti. Io ho candidamente ammesso che probabilmente la scelta di allontanare Andrea Brita è stato un errore, ma il mio pensiero, che probabilmente dal discorso campagna acquisti poteva essere gestito in maniera differente, che probabilmente Sansepolcro non era pronto ad affrontare un campionato importante come quello di Serie D, e probabilmente 5 o 6 anni di eccellenza. Sì. 5 5 anni di 5 eccellenza non hanno dato la possibilità a Sansepolcro di essere performati con i giocatori. Questo è il quadro che io mi sono fatto, perché poi alla fine quello che conta è il prodotto che offre, e Sansepolcro ha sempre offerto un prodotto importante a livello settoriale. Un conto è fare la Juniores nazionale, un conto è fare la Juniores regionale. Secondo, purtroppo forse è mancato il leader di campo, quello che nei momenti in cui la squadra va in difficoltà ti risolve la partita. Poteva essere ad analisi 10 anni fa, tant'è. Ora, da tifoso, perdonatemi se lo dico, io mi auguro che Sansepolcro venga ripescato in Serie C, perché non sarebbe ancora pronto. Poi ora, magari Marco hai un concetto diverso, io sono convinto che Sansepolcro debba ricostruirsi in record e un anno di eccellenza, in questa eccellenza così performante, che sarà una bella eccellenza, se l'Inter ti prepara ad affrontare seriamente un carattere direttore. Questo è il mio modesto pensiero, poi tu interpreta tutto come vuoi. Beh, guarda, io non ne farei una questione di categoria. Serie D, eccellenza, è ovvio che la Serie D ti espone e propone delle situazioni totalmente diverse rispetto all'eccellenza, chiaramente dà più lustro sportivo, ma poi in realtà è di una difficoltà maggiore, quindi bisogna essere pronti. Io mi soffermerei però sui valori che la società dovrà riportare, dovrà ricostruire e dovrà proporre alla città di Sansepolcro, che i valori dovranno essere quelli dell'appartenenza, della forte appartenenza al territorio, del fatto che la squadra che andrà in campo, ma questo parlo di prima squadra, ma anche di settore giovanile, le squadre che andranno in campo dovranno avere la forza, la capacità di rappresentare una città che è Sansepolcro. Da qua dobbiamo ripartire. Ecco, forse il discorso che faceva prima il presidente, no? Diceva che se avessimo mantenuto l'ossatura della squadra di 2 anni fa, avremmo avuto magari qualche chance in più di salvezza. Non tanto, secondo me, per una ragione tecnica, ma per delle ragioni emotive, delle ragioni di valori che trasmetteva quel gruppo. Cioè, la città probabilmente era meglio rappresentata da quei giocatori che c'erano in quella squadra, piuttosto che dai giocatori pur bravi, pur molto professionali, pur di valore,
che c'erano quest'anno, o meglio, nella stagione che sta finendo, che però forse quella scintilla emotiva non è mai scattata, non c'è mai stato quel trasporto che occorre per arrivare a dei risultati sportivi. Posso chiederti, parli di attaccamento ai colori bianconeri? Parlo di appartenenza. Parlo Che senso di appartenenza? di appartenenza e noi, anche nella campagna acquisti, anche nella strategia che la società ha voluto dare a noi dirigenti, è quella di costruire quest'anno una squadra con forti colori e forte attaccamento al territorio. Quindi ripartiremo da questo, ripartiremo da dei ragazzi che per la maggior parte ha fatto un percorso progresso nella nostra società, dove si sentono a casa quando vengono a Sansepolcro. Quindi partiremo da questi valori. Quindi al di là della categoria sarà importante, fondamentale trasmettere questo e costruire, lavorare, programmare per continuare Allora, questo valore. avevo detto che sono entrato in carica l'anno scorso a dicembre e avevo detto che avrei portato in fondo il mio mandato fino a giugno, e sapendo che avrei affrontato il mio mandato da presidente con grosse possibilità di anche retrocedere, e quindi mi sono preso delle responsabilità. Ho detto che era l'ultima responsabilità che mi prendevo per il bene della città. Ora vediamo Allora, se. no. Dice questo Marcello per un motivo, che è questo, in sostanza. Già la responsabilità di aprire un'azienda e di rilevare un'azienda e di dare lavoro a tanta gente, credo non ti faccia dormire la notte, no? Sì. Poi io purtroppo, vivo la mia vita, la vivo una settimana a Sansepolcro, una settimana a Parigi per motivi di lavoro. Ogni 2 settimane devo andare a Parigi, quindi vivo una settimana qui, una settimana a Parigi, e ricoprire il ruolo di presidente per una persona come me, che mi piace essere responsabile, seguire tutte le cose, va un po' in conflitto. Onestamente mi dà non delle preoccupazioni, Però perché con me ho un direttore generale di cui ho tantissima fiducia, e dei vicepresidenti Giuliano Testerini ed Elisa Boncompagni, oltre agli 8 soci di cui ho molta fiducia. Però poi mi sento in difficoltà perché le cose le vorrei seguire ancora più da vicino. E purtroppo una settimana sì, una settimana no, non è possibile seguire tutto. dire, è anche un modo per fare un appello, no, a tutta. Allora, intanto Sansepolcro all'interno della propria società ha tanti imprenditori. Sì, assolutamente. Sansepolcro ha ripianato quello che doveva ripianare. Assolutamente. E non sono stati debiti, è stato uno scostamento di bilancio. Allora, io sorrido per questo. No, ma perché sorrido? Allora, a me mi insegnano a parlare di debiti quando tu non riesci ad onorare il tuo impegno. Assolutamente. Allora, invece, Sansepolcro sta onorando tranquillamente tutti i suoi impegni. È vero, sono stati investiti soldi. Nel calcio, tu mi insegni, no? Può andare bene, può andare male, quindi ci poteva stare stavolta di toppare. La società riparte da un tecnico di provate esperienze da Guilleri, da un direttore sportivo, Emanuele Monni, che conosce molto bene l'eccellenza, e ha dato le chiavi del proprio settore giovanile a Paolo. Se dobbiamo chiaramente pensare che questa è una società in dismissione, sinceramente sorrido. Poi sono arrivati giocatori importanti, il famoso senso di appartenenza. Marco, perché Terzini è chiaramente, no? Ha nel suo DNA i colori scolpiti e quelli che non dico. Borzigotti si è mostrato un ottimo dirigente. È stato anche innalzato ruolo. Sì, ha avuto una promozione, e quello che pare è che ancora, nonostante tutto, il settore giovanile del Sansepolcro fa fatica a dire di sì a tutti. Ora, che sia stata un'annata, diciamo, sportivamente parlando, funesta, lo abbiamo visto. Io personalmente
ancora sono lì di fronte al mio mega screen. Ora ti faccio sorridere un attimo. Vado praticamente in silenzio stampa, perché per me la finale con l'Olympiacos era già vinta. Mi metto di fronte al televisore, presente quando fai e sei lì, no, dici, vediamo un po'. Poi con l'andare del tempo vedevo che no. Mia moglie all'1 e un quarto mi chiama e io di fronte al televisore bloccato, non riuscivo a capire quello che stava succedendo. Quindi, Sansepolcro retrocesso. Fiorentina lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Se vogliamo però vedere il bicchiere mezzo pieno, qual è il bicchiere mezzo pieno? Che si ha voglia e ambizione. Allora io devo credere ai dirigenti, perché se no un Paolo Valori responsabile del settore giovanile non ha senso. Per ora serve il colpo, quello che accende. Quello che ti fa pensare, sì, il borgo in eccellenza c'è di passaggio. E qui? La volontà da parte nostra di allestire una squadra assolutamente competitiva e per poter fin da subito riprovare a ritornare in Serie D. Come dicevi te, ci vuole sicuramente un progetto. Speriamo che questo progetto lo azzeccheremo rapidamente e siamo convinti di poter tornare, vogliamo ritornare, la società vuole ritornare in Serie D perché ha visto un campionato bellissimo. Però ci siamo anche resi conto che per fare la Serie D dobbiamo avere un'organizzazione migliore, come ci siamo detti all'inizio trasmissione. E come hai detto giustamente te, dobbiamo arrivare a fare la Serie D, mantenere la Serie D. Il Sansepolcro è rimasto in Serie D per 23 anni, dove la rosa era composta principalmente da giocatori del settore giovanile. Lì, a quei tempi, Maurizio Falcinelli e Valerio Piccinelli facevano dei lavori fantastici perché costruivano veramente i giocatori per la prima squadra. Quest'anno avevamo riportato a Sansepolcro con Maurizio Falcinelli proprio per questo motivo qui. Purtroppo c'è stato un'incomprensione nel ruolo perché Maurizio Falcinelli è andato a ricoprire un altro ruolo e. Si chiamano errori di gioventù. Ma perché si chiamano errori di gioventù? Perché quel Sansepolcro, che magari l'eccellenza, per Sansepolcro l'eccellenza ad un certo punto, Marcello, era diventata la zona di comfort. Sapeva più o meno che era lì, poteva essere ai nastri di partenza in pole position per, e quindi. Io sono anche convinto che il punto a punto con l'Ellera della passata stagione non abbia consentito al Sansepolcro di potersi organizzare per fare la Serie D. Mi spiego meglio. Come io dicevo di fronte al mega screen che ho di là, all'1 e un quarto, ancora guardavo Sky e praticamente andavano altri programmi. Non ci avrei scommesso un euro io che l'Ellera 2 anni fa potesse perdere il campionato. Io sinceramente te lo dico, cioè nel momento in cui al 95esimo il Sansepolcro è salito in Serie D, te mi dici, la mattina ci credevi? Io quando abbiamo perso lo scontro diretto ad Ellera ho scritto un messaggio alla squadra dicendo che noi l'ultima giornata avremmo vinto il campionato senza dover fare disputare lo spareggio e senza dover disputare i play-off. Quindi la squadra di questo me ne ha reso onore e ero convintissimo di questa possibilità. Quindi non è che siamo arrivati impreparati, noi avevamo idee molto chiare l'8 maggio. Quando siamo ripartiti. Purtroppo la società è composta da tante persone, la società era compatta su questa visione, no, di ripartire con questa ossatura, conferma del direttore sportivo, eccetera, eccetera. Ci sono stati all'interno della società dei dirigenti che non la pensavano così e purtroppo non l'abbiamo potuto portare avanti questa cosa qui. E quindi sono stati dei cambiamenti. Sarà un campionato tosto, direttore, visto che è pietralunghese. Sono ambiziosi quelli di pietralunghese. Assolutamente, stanno facendo sicuramente una squadra importante.
Chiaro è che Sansepolcro è Sansepolcro, quindi in eccellenza penso che saremo una squadra temibile, saremo una squadra che ci affronteranno tutti con gli occhi della tigre, no? Perché comunque è vero che siamo retrocessi, ma 2 anni fa avevamo vinto il campionato di eccellenza e siamo una società importante per il campionato, quindi beh, giusto, sì, la Pietralunghese e anche altre squadre si stanno attrezzando, però ecco, noi dovremo assolutamente recitare un ruolo Allora, da protagonista. vorrei cercare di capire, intanto, snocciolate nomi di uno dietro l'altro, quindi noi andiamo in onda lunedì, chissà quanti in questo weekend nomi potrete annunciare, quindi io lo dico ad appannaggio di chi ci vede, lo registriamo il venerdì e andiamo in onda il lunedì. Quello che mi fa ben sperare è anche il ritorno di molti giovani che si sono fatti le ossa. Io credo che sarà anche l'anno in cui Michele Mariotti dimostrerà quello che vale. Ha avuto un momento di appannamento, ci può stare. Oggi invece sono convinto che lui abbia capito che cosa significa giocare a calcio. Di quei tanti giovani direttori che sono in giro e che tornano alla base, che tipo di cioè, quale sarà? Li proverete, cercherete di vederli in preparazione, Armilleri si vorrà rendere conto se un anno, oppure avete già deciso chi resta e chi va? Ma allora, innanzitutto stiamo programmando, questa è la fase della stagione dove stiamo mettendo sul tavolo tutte le carte, perché ovviamente è la parte dove si decide poi tutta la strategia e dell'annata. È chiaro che ci sono giovani interessanti che provengono direttamente dal nostro settore giovanile, che sono pronti o che comunque sono in procinto di poter fare il salto in prima squadra, perché il settore giovanile che negli ultimi 3 o 4 anni ha fatto un lavoro egregio, quindi stiamo ritornando ad essere numericamente pronti per portare i ragazzi e anche a livello di qualità i ragazzi in prima squadra. E in più ci sono altri ragazzi, come anche lo stesso Michele Mariotti, come dicevi prima te, che tornano alla base, tornano da noi dopo aver fatto delle esperienze fuori. E ovviamente quelli che riterremo tecnicamente più pronti e più diciamo idonei per il progetto tecnico che andremo a comporre rimarranno con noi. Allora, posso cercare anche di capire. Allora, sei o non sei il presidente del Sì, attualmente sono il presidente del Sansepolcro e rappresento la mia società, i miei soci. 24-25? 24-25, ora vedremo. Insomma, io avevo detto che a giugno avrei voluto smettere, ma non perché mi volevo tirare indietro, perché ho degli altri impegni, però se c'è bisogno posso Posso anche continuare. anche cercare di far capire a chi ci vede. Allora, all'interno della società del Sansepolcro c'è quella che io considero la parte più importante dell'imprenditoria del borgo. Del borgo, perché se si dice Vitruggense, ultimamente sa fare. C'è anche una signorina, no, ormai una bella donna che ha un ruolo importante ed è Assolutamente. Elisa Buoncompagni, che è vicepresidente. Sì, allora io. Non è che ci sono le primarie No, e potrebbe diventare presidente. ma intanto secondo me è giusto che tutti conoscono da chi è composta la società del Sì, questo è Sansepolcro importante. Dillo, guarda, Calcio. quella La americana. società del Sansepolcro Calcio è composta da imprenditori del posto, voglio fare i nomi. Roberto Giorni, che è sponsor storico con la Giorniferro della nostra società. Fabrizio Innocenti, anche lui sponsor storico,
oggi fuori dal consiglio di amministrazione perché ricopre il ruolo di sindaco e quindi ha detto io del calcio devo rimanere fuori, però è con la sua ditta di Il Tevere è sponsor della società. C'è la famiglia Boncompagni, quindi Sergio Boncompagni all'interno della società e la figlia Elisa che rappresenta ricopre il ruolo di vicepresidente. C'è la famiglia Testerini con Giuliano Testerini che anche lui ricopre il ruolo di presidente. C'è Claudio Cherubini, altro imprenditore della zona, che lui segue prevalentemente il calcio femminile, ha molto entusiasmo per questa attività. C'è Giorgio Lacrimini, che anche lui è all'interno della società. E poi c'è Marco Patata, da non dimenticare, che è una persona che io stimo tantissimo e vorrei ringraziare perché Marco Patata si è avvicinato a questa società circa 3 anni fa con l'arrivo del figlio, perché il figlio ha giocato con noi, questo era il terzo anno. È stato una persona molto presente che si è innamorata fin da subito del Buitoni. Lui il sabato mattina veniva a seguire gli allenamenti del Sansepolcro e stava nelle giornate di sole, stava all'interno del Buitoni a calciare punizioni, lui è un ex giocatore. E si è innamorato fin da subito di questo progetto. E io è una persona che stimo tantissimo, è una persona che è molto ricercata da tutte le società. Credo che gli abbiano fatto la corte tantissime società di calcio qui della Vallata e di tutte le categorie. Oggi Marco Patata è dentro alla nostra società e credo che rimarrà con noi assolutamente perché per questo amore che ha. È rimasto un po' scottato negli ultimi 2 anni per degli attacchi ingiusti che sono stati fatti al figlio, al portiere, probabilmente immeritati, perché ricordiamo che Marco Patata è stato, che Luca Patata, il figlio, è stato un portiere sotto quota del 2004 che ci ha fatto vincere il campionato di eccellenza e che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di sotto quota in Serie D. Però c'è stato forse un atteggiamento un po' troppo critico nei confronti di un ragazzo da parte qualche volta di alcuni tifosi, non della tifoseria, perché la tifoseria è stata molto, molto attaccata alla squadra e attaccata anche a Luca Patata, però ci sono stati dei personaggi che gratuitamente hanno, diciamo, espresso dei giudizi spiacevoli nei confronti del ragazzo. Allora, io qui ora dico, no? Questo ragazzo è forte. E quindi dover pensare lontanamente che questo ragazzo giochi perché il babbo è all'interno di una società, questo vi dà la cifra di come siamo messi in Italia nel calcio. Io credo che sia anche un insulto nei confronti di un ragazzo che si impegna, che non ha mai alzato i toni, mai, che ha ammesso candidamente quando è venuto qua l'errore che ha fatto ad Ellera e ha detto io non ci ho dormito una settimana, però so quanto valgo. Ora, vedi, è come quando io dico che pur di parlare si parla. Sto ragazzo in eccellenza se lo gioca tranquillamente anche fuori da San Sepolcro. Assolutamente. E io sono convinto che il babbo stia pensando di andarlo di farlo giocare fuori per far vedere quanto vale. Perché direttore, poi alla fine i numeri ci parlano di un portiere che ha fatto una stagione importante, quella dell'anno scorso, no? Ora, il problema qual è? È arrivato di stanza quest'anno un portiere più esperto che in quel momento probabilmente ti dava maggiori garanzie per la categoria. Ma non significa che Marco è stato bocciato nel senso che significa che ci può stare che un allenatore giochista come Bonura ti dica: a me serve uno che con i piedi sappia la famosa ripartenza dal basso, no? Questa è un'altra novella che deve finire. Perché, scusami, direttore, tra averlo e non averlo, Marco, secondo me Sansepolcro ci prende. Perché te hai due portieri che se la possono giocare.
E nel calcio questo è fondamentale. Luca, non Marco. Luca, secondo me, è un portiere che se la può giocare, poi può fare il primo, può fare il secondo. Però, Questo è indiscutibile. Penso che, cioè, dobbiamo parlare di calcio, no? certo, ma parlando di calcio voglio rimarcare questa cosa, ma andando ancora prima rispetto all'anno della vittoria del campionato, perché l'anno precedente ancora subentrò da titolare, mi sembra febbraio-marzo, fece un ottimo finale di stagione che aveva forse 16 anni, ora vado. Quindi già da quel momento era fatto bene nella nostra società. Poi è chiaro che c'è un allenatore, che l'allenatore decide la formazione, decide in base al momento, decide in base alla situazione, alla partita della domenica, cioè, come è normale che sia, però cioè, onestamente credo che Luca abbia dimostrato nel tempo di essere stato un valore aggiunto in più circostanze Allora, io avrei per la sforato di squadra. finire un quarto d'ora con la pubblicità, un obbligo. Con la pubblicità ci fermiamo un attimo, sarà una seconda parte molto più breve perché davvero abbiamo sforato tantissimo. Pubblicità. Bene, seconda parte, brevissima davvero perché abbiamo sforato di tutto e di più. Allora, io credo che abbiamo detto tante cose oggi. Intanto che la società è sana, solida, che ha un futuro, che è ambiziosa, che ha voglia di rimettersi in gioco, che ha ammesso i propri errori, perché chiaramente se tu retrocedi degli errori ne hai fatti, ma che ha tutta l'intenzione di riportare Sansepolcro dove merita. Ora, senza stare a fare proclami, perché poi alla fine portano solo sfortuna, possiamo mettere come obiettivo del Sansepolcro stagione 24-25, che a quanto ho capito sarà eccellenza, arrivare fra le prime quattro? O chiedo troppo? Questo sarà il campo a dirlo. Sicuramente quello che interessa a noi è la costruzione del progetto. Quindi progetto, i giovani, gente del posto, gente attaccata alla maglia. Tra tutte le caratteristiche positive che hai detto prima, io vorrei evidenziare altre due caratteristiche positive di chi ha la nostra società, il Sansepolcro Calcio, che sono il grosso attaccamento da parte dei tifosi della città nei confronti della squadra, quindi sentiamo proprio il bene che vuole la città alla squadra e l'entusiasmo che si è venuto a creare nel comitato genitori del settore giovanile. È una cosa, un movimento bellissimo che ci ha permesso di riorganizzare il torneo Elker e che questo ci dà tanta fiducia e ci fa sentire che siamo attornati da persone che ci vogliono bene. Allora, senti, questa non è Firenze, ti stai parlando in commissese. Cioè, te, allora, a questo punto io parlo da tifoso. Quando io ti dico, dacci la sensazione che là davanti, no, peschi il giocatore che mi fa sognare, non so, io non voglio far nomi, però. Fra le prime quattro, cioè, ci devi per forza rientrare, Marcello, perché sennò diventa difficile. Dico, io non ti chiedo di vincere il campionato, io ti dico, possiamo pensare di rimanere stabilmente tra le prime quattro squadre di questa eccellenza? Assolutamente sì, vogliamo fare un campionato di vertice, vogliamo riprovare a fare la cavalcata di 2 anni fa, giocarla fino all'ultima giornata, poi prossimo anno ci auguriamo di essere di nuovo noi lì davanti, ma ci potrà essere qualcun altro. Però sicuramente la nostra intenzione è fare un campionato di vertice. Allora, ripeto, oggi si avvicina la conclusione, stiamo registrando di venerdì, il buon Metolfi mi ha detto che è ufficiale anche Nicola Petricci, se volete spoilerare tanto potete farlo, se no farò sta figura, ma tanto sanno che sto registrando di venerdì. Allora, è una bella squadra, è una squadra soprattutto giovane, credo che ci saranno molti si dice millennial, Millennium. millennial a volte. E che credo la punta invece sarà un puntiero d'esperienza, classe credo 94,
3,92 o giù di lì, vedremo. A maggior ragione credo che sia anche importante il rapporto che voi avete oramai consolidato con tutte le società del nostro territorio, a cui date tanti giovani, continuate a dare tanti giovani. Da anni oramai non frequento più il mio paese, però se ci si salva davvero ogni anno con la competenza e pochi euro, è anche per merito dei giovani che arrivano da Transecuba. Sì. E questo dà la cifra di quanto sia importante il Sansepolcro per l'intero territorio. Io vi faccio un grande in bocca al lupo. Proverò a venire. L'avete sistemata la tribuna stampa? Perché Questo. i colleghi mi dicono: te non vieni perché è chiaro, io avrei piacere di. C'è nella ristrutturazione del Buitoni, purtroppo c'è stata una progettazione. Il Buitoni sappiamo che è un'opera storica, diciamo, Come? sì, protetta Lo sai che c'è lo stesso vincolo che c'era sì, anche sulla. dai vincoli storici, e quindi purtroppo grossi cambiamenti non possono essere fatti. Effettivamente la parte lì adibita ai cronisti è stata progettata male, ma poco si poteva cambiare per fare una struttura sotto la norma. Ora stiamo pensando, se è possibile, ma dobbiamo vedere sempre se i vincoli storici e paesaggistici ce lo permettono, di spostare i cameraman nella parte della gradinata per poter lasciare la parte ai speaker, ai radiocronisti, libera, perché oggi purtroppo gli speaker e i radiocronisti sono, diciamo, ostacolati dalle telecamere che riprendono davanti a loro, e quindi c'è questa diatriba. Però purtroppo la società non ha responsabilità, abbiamo provato in tutti i modi a cambiare queste regole, ma sono le Questo chiaramente non avremo gli skybox neanche No. per la stagione. Te vai a vedere il Paris Saint-Germain. Sì, qualche volta Sei quando andato? posso vado a Parigi, ci sono molti eventi, quindi andrò sicuramente a vedere le finali di atletica alle Olimpiadi perché mia figlia è appassionata e quindi come regalo ha fatto 18 anni, la Guarda, porterò a io, vedere. sai, io chiaramente abito, per metà sono di Nizza, quindi ho la doppia cittadinanza. E parlando di stadi, la quarta divisione francese, che noi più o meno possiamo parametrarla alla Sì, sì. Serie B, ha degli stadi meravigliosi. Cioè, io ti dico, ma aiutami a dire belli, è lo stadio dove io vado. Quello del Nizza è un gioiello. Io non riesco a capire perché in Italia si debba continuare a giocare in stadi come questi. No, vabbè, io. No, io ti dico, ma perché Sansepolcro merita comunque Sì. che quello stadio venga ristrutturato? Ora capisco che sia un vincolo. Lo stadio Buitoni è stato ristrutturato Sì, però totalmente, però che venga. paesaggisticamente non si può trasformare, quindi purtroppo quelli rimangono, i gradoni rimangono così, la tribuna non si può toccare, le colonne di ferro devono rimanere, e quindi, però io, a discapito anche di quello che dici tu, nella nostra Serie D quest'anno c'erano dei stadi bellissimi, perché se pensiamo allo stadio di Livorno, di Grosseto, erano dei stadi anche lì, dei stadi bellissimi. Quindi sicuramente Sansepolcro con i suoi Quelli non 15, sono stati da con i suoi festeggiare. 15.000 abitanti è andato a competere in un campionato molto, Allora, molto. e speriamo di rimanere nei 15.000, Eh perché sì, se no diventa davvero un problema. assolutamente. In bocca al lupo, direttore, Crepi, e grazie. complimenti per la conferma. Grazie. Era scontata, però di scontato nulla c'è. Presidente, in bocca al lupo. Viva il lupo. Allora avete più o meno capito che Sansepolcro rimane, avete più o meno capito che Sansepolcro farà un campionato, diciamo, di vertice, poi dopo sarà il campo a decretare tutto ciò. Mi spiace per chi pensa che io sia una persona troppo legata ai colori del borgo, io vi invito a riguardare tutte le puntate di Tempi Supplementari, qui c'è testimone Marco Farinelli, ogni volta che è venuto è stato battezzato sempre. Sì, sei stato molto critico quest'anno. Allora, ma io sono critico perché io ho sempre detto, voglio vedere il borgo iniziare a fare calcio. Sì. Ora lo state facendo.
Quindi a chi fa il simpatico e fa le battute, davvero, c'è un archivio, potete vedere, sono stato davvero molto critico, a volte anche troppo. Bene, grazie a tutti voi, ci vediamo lunedì prossimo, buon calcio a tutti.